Grazie a tutte voi di avermi dato l'occasione di fare un intervento a questo convegno, che è un convegno coraggioso, non perché i temi che affrontiamo abbiano bisogno di coraggio, ma avrebbero solo bisogno di umanità, ma è un convegno coraggioso perché è promosso e sostenuto da due consigliere comunali di un partito come quello che è il Partito Democratico, che su questo tema e su tanti altri non solo non vuole sentire, ma ormai è diventato una caserma, per cui i vincitori, e sottolineo al maschile, i vincitori di determinate teorie all'interno del PD credono che non vi sia possibilità di alcun tipo di confronto. Guardate, io come omosessuale, e non uso la parola gay perché l'ho dismessa, io non riconosco al movimento gay italiano la mia rappresentanza, proprio perché è scivolato dalla rivendicazione, dal lottare per l'emancipazione di una grande pezzo di porzione di questa popolazione italiana, non solo del mondo, è scivolato dalla richiesta di mutamento sociale al privilegio di avere diritti a prescindere di chi si colpisce. Io sono molto impressionato dal dibattito pubblico su questo tema, e non solo, direi anche su prostituzione, ormoni bloccanti e tutta una serie di questioni su cui so che siamo d'accordo. Ma sono impressionato dal fatto che la politica non abbia alcuna capacità di riflessione, di studio, di volontà di confronto. E questo cosa può determinare? Soltanto una cosa. Io sono d'accordo con i toni moderati, con il fatto che noi non dobbiamo prestarci allo scontro, però noi dobbiamo essere granitici e granitiche. Noi abbiamo aperto un conflitto, e questo conflitto alla politica deve essere molto chiaro. Abbiamo dato un assaggino con la prima discussione sul DDL Zan, quando abbiamo raccolto più di 500 intellettuali in Italia, perché sembrava che tutta la sinistra armata era d'accordo rispetto al testo di quella legge. Abbiamo dimostrato che non solo non c'era l'accordo, ma che siccome non si era voluto un confronto due anni prima, e si è chiusi nella stanza del Parlamento e dei propri gruppi parlamentari, c'era un mondo all'esterno della società italiana che non era d'accordo. E guardate, le accuse di omofobia io le respingo al mittente, per una ragione semplice, non tanto per la questione dei numeri che avete ben chiariti, ma perché il tema non riguarda gli adulti e le adulte, riguarda il diritto preminente dei bambini e delle bambine di non essere né comprati né venduti. Questo è il tema centrale. E neanche secondo... neanche regalati, certo, perché non si regala niente. Io non ho mai visto i bambini che si regalano in giro per il mondo. Il secondo tema, e chiudo su questo, è il desiderio. Guardate, è un tema centrale dal punto di vista culturale e teorico, perché il desiderio è un elemento forte di tutte le nostre intimità. Noi tutte e tutti vogliamo e aspiriamo a determinate cose. Certo, i desideri non si tramutano e non possono essere scambiati per diritti. Questo è il tema centrale, perché se noi su questo non insistiamo, andremo sempre a discutere di altre cose. Andremo a discutere di quanto sono amorevoli i padri che vediamo in televisione, i padri, tutti i padri, le madri sono scomparse tutte, naturalmente. Andremo su un terreno che è quello loro, cioè quello di il mulino bianco,
sponsorizzato dalle multinazionali, dalle Big Pharma, e quindi noi su quel terreno lì siamo perdenti. Noi invece dobbiamo riproporre un tema. Quali sono i desideri che ledono i diritti delle persone e dei soggetti più fragili, sono compatibili in una società democratica? Quali sono quelli compatibili? E su questo terreno bisogna sfidarci. Perché guardate, su questo tema sono fragilissimi. Perché io che sono uno dei primi, sarò il primo, allora dirigente del movimento LGBT, che incontrò il primo nucleo di famiglia arcobaleno a Milano, erano tre coppie di donne lesbiche, cosa ben differente, io lo devo dire questo rispetto a quello che poi è accaduto dopo. Beh, io allora già dissi, guardate, io è un tema che non conosco, vi conosco oggi, voglio ascoltarvi, e con loro abbiamo fatto poi un percorso. Il dramma è che dopo pochissimi anni, 2 o 3 anni, quell'associazione è stata presa d'assalto dai maschi, che spargono odio sui social in un modo che io davvero mi vergogno, guardate, quando sento dire delle cose contro le donne di quel tipo, voglio dire, ridatemi gli eterosessuali degli anni dell'Ottocento, perché almeno avevano un linguaggio della gentil stile che almeno, insomma, si poteva anche discutere. No, siamo a delle cose brutte, vecchie, delle robe che dico, ma tu sei un dirigente politico, non sei il qualsiasi che passa per strada. La violenza dei gay sul corpo delle donne è inammissibile, perché i gay, che gli stessi millenni hanno patito la repressione sessuale, non possono permettersi di avere un conflitto di questo tipo con il pensiero delle donne. Chi lo fa è complice, ed è complice di un arretramento culturale disperante. Il desiderio, chiudo davvero, il desiderio, guardate, anch'io ho tanti desideri. Allora, non bisogna tener conto dei desideri? Sì. Io sono perché, per esempio, ci sia una legge, una nuova legge sulle adozioni. Noi abbiamo, noi, e qualche parte, noi adesso questi noi è sempre un po' un casino, per noi come PD, allora lo dico, la scorsa legislatura abbiamo fatto approvare alla Commissione Giustizia della Camera l'articolato della riforma, perfetto, ok, di quello chi parla più? Nessuno. Nessuno, perché? Perché quello non è mainstream, perché quando devi affrontare il fatto che l'adozione non sono i bambini appena nati nella culla, ma sono i ragazzini dagli 8 ai 12 anni, la stragrande maggioranza, con problemi eccetera, è certo che fai una fatica genitoriale che è ben oltre quella del tuo consanguigno che ti crei e ti costruisci a tavolino. Bisogna dirle queste cose, perché bisogna essere anche duri nel dire che non si può scegliere come essere genitori. I bambini hanno dei diritti, i genitori hanno dei doveri, e i doveri sono quelli di dare una possibilità ai bambini, che siano tuoi naturali, che siano... Ecco, allora il desiderio qual è? Io desidero appunto tante cose, il desiderio è quello di dire a questi genitori, a chi vuole appunto affrontare il tema dei minori, che in questo paese non è tanto la questione dei 14-20 mila bambini e ragazzi nelle strutture, il tema è come si vuole bene davvero a questi bambini, quali modelli culturali e di vita gli diamo, quelli di poter essere comprati e venduti, quelli di essere costruiti a tavolino nell'ufficio di un notaio piuttosto che da Big Pharma? Noi ci rifiutiamo. Noi ci dobbiamo rifiutare, e guardate, non dobbiamo avere paura della destra. La destra faccia il suo mestiere, noi facciamo il nostro mestiere, cioè quello di essere parte di parte
di una storia che ha al suo attivo il fatto che quei bambini li ha tolti dalle strade, gli ha dato un pezzo di pane, gli ha dato la scuola, gli ha dato dei nuovi genitori. Questo noi siamo e questo noi rivendichiamo anche per il futuro.